E adesso nelle falde acquifere della zona industriale di San Nicola di Melfi c'è il toluene, un idrocarburo pericoloso. Per fortuna in misura ancora minima. Nuova conferenza dei servizi a Melfi per verificare se Rendin Ambiente, già Fenice, ha provveduto o intende provvedere alla bonifica. Sentiamo il sindaco di Melfi. C'è la presenza di un nuovo contaminante che non ci preoccupa per la sua diffusione oltre il sito perché al momento. Non abbiamo questo tipo di riscontro, però dentro il sito c'è la presenza di questo nuovo contaminante, certo c'è la barriera idraulica, ma va indagata la causa eh, da cui, che ha dato origine a questa, alla presenza di, di idrocarburi. C'è da stare molto attenti comunque, ancora Valvano. La bonifica è iniziata la sperimentazione in campo, cioè su un'area limitata del sito contaminato si stanno sperimentando delle tecniche autorizzate dagli enti, quindi dalla conferenza di servizi e dal comune, per verificare se quelle tecniche sono utili a eliminare il contaminante che c'è in quel sito. Per cui è iniziata la sperimentazione che finisce nel mese di ottobre, nel mese di novembre-dicembre avremo i risultati di, questa, di questi 12 mesi di sperimentazione e quindi al termine quando avremo questi risultati potremo prendere una decisione rispetto all'intera bonifica del sito. Naturalmente noi speriamo che queste tecniche che sono state proposte dalla, dalla società siano efficaci, o mai lo saranno perché riscontreremo dalle analisi che... Uh, ARPAB con la società uh, svolge, e naturalmente autorizzeremo la bonifica. Speriamo che sia così. Certo, la presenza di un nuovo contaminante ci uh, suggerisce di fare ulteriori approfondimenti per capire se appunto bisogna o meno integrare il progetto di bonifica. Se Rendin Ambiente non ha inteso rilasciare nessuna dichiarazione attraverso i suoi rappresentanti in conferenza dei servizi, lo fanno invece i ragazzi del Comitato Diritto alla Salute. Sentiamo Nicola Biuso, il presidente. L'impressione è che ancora una volta torniamo a casa con l'amaro in bocca. Nel senso. Perché? Ma eh, intanto perché non è stata ancora individuata la, diciamo, la fonte, l'origine di, di questa nuova sostanza che è stata trovata nelle falde, cioè del Toluene. Eh, nella conferenza precedente era stata ipotizzata una contaminazione esterna dovuta diciamo, a un'impresa che era venuta, è stata chiamata da Fenice per eh, eseguire dei lavori sui pozzi, eh, a quanto pare questa ipotesi è da escludere, quindi non si sa a questo punto quale possa essere l'origine. Fenice naturalmente ha cercato di dimensionare il problema eh, definendo diciamo, la quantità totale di tulene presente nella falda delle dimensioni di un mattone da 450 grammi. Insomma a noi eh, ovviamente questo, questa semplificazione non ci, non ci rassicura affatto perché comunque quella sostanza nella falda non dovrebbe esserci così come non dovrebbero esserci tutte le altre.